Buongiorno a tutti, oggi faremo gli arancini siciliani. Io vi farò vedere tutto il procedimento, però perché il riso deve essere raffreddato per poterle fare. Io già, come vedete qua davanti, il riso ce l'ho già pronto, preparato, e anche il ragù, perché il ragù ci vuole per cuocere 4 ore, quindi ho tutto pronto. Però noi inizieremo dall'inizio, da come si fa il ragù a come si prepara il riso. Se voi venite con me, vi farò vedere. La seguiamo con grande piacere, assisteremo a tutte le fasi della preparazione degli arancini oggi con la signora Yolanda e poi li gusterà la madre Sandra. Allora, per un buon ragù ci vuole sedano, carota e cipolla, un trito fatto, e noi lo andiamo a preparare. Quindi questo per fare il ragù. Questo per fare il ragù. Cipolla. E ora la carota. E nel frattempo stanno arrivando tanti commenti che le fanno i complimenti e non vedono l'ora di vedere questa preparazione che stiamo realizzando in diretta. E quindi condividete il video. Quindi adesso le carote. Adesso le carote, ora farò tritare tutto e metterò nella pentola a soffriggere. Salutiamo Rossana, Antonella, Vero, mi stanno facendo i complimenti, ma è solo l'inizio, guardate il video. Ecco tutto tritato, ora l'olio. Quindi adesso passiamo. Mettiamo l'olio. In quest'altra fase cosa farà quindi? Ora mettiamo il trito di... Prepariamo, stiamo preparando il ragù per gli arancini. Il ragù però, come vi ho detto, è già pronto, perché questo qua, il ragù, dopo che lo prepariamo, deve cuocere lentamente e deve cuocere per 4-5 ore. Una cosa, sua madre, la signora Santa, 95 anni, cosa ne pensa degli arancini che lei fa? Mia mamma è una golosona e quindi tutte le cose buone a lei piacciono, non le può piacere la pasta, il latte, ma tutte le altre cose che sono gustose.
Allora, questo deve soffriggere. Nel frattempo che soffrigge, noi prepariamo l'acqua per il riso. Noi faremo 300 g del riso. Quindi oggi per 300 g di riso ci vuole un litro di brodo. Lo potete preparare facendo il brodo vegetale, il brodo di carne, ma io per semplicità sto mettendo un dado. Però per ogni litro di acqua un dado e 300 g del riso. Perfetto, è importante infatti perché molti chiedono le dosi e anche gli ingredienti, perché sicuramente vorranno preparare questa ricetta gustosissima. Quindi guardate attentamente e continuate a condividere il video. All'incirca quanti arancini faremo? Allora, per 300 grammi, su 300 grammi di riso vengono 9 arancini con l'arancinotto, che ho io. Su un chilo ne vengono 27. Su 300 grammi 9. Va bene. Un quarto reso. E coinvolgiamo anche il marito, il signor Giuseppe. Allora. Che arriva. E c'è? Mi porti il riso che c'è sul tavolo? Sì. Il riso e la farina. Così andiamo a scorcere, abbreviando i tempi. Perfetto, perché ma per noi è un piacere oggi regalare in diretta per tutti i nostri amici. E sono veramente in tanti ad essere collegati. Ringraziamo il signor Giuseppe che oggi... Allora, il riso si deve comprare quello adatto per gli arancini. C'è scritto nelle buste. Arancini, quando prendete il riso, non un riso qualunque, riso per arancini. Come vi ho detto, io sto mettendo un dado e viene giusto di sale, non dovete aggiungere né sale né niente, su un litro di acqua un dado e 300 g del riso. Ora versiamo il riso, 300 g. Ed aspettavamo questo momento da molti mesi e quindi per noi è una grande gioia questa sera regalarvi questa nuova ricetta a cura della signora Yolanda qui a San Marco da Lunzi. Gli arancini vengono buonissimo, con un chilo ne fate 27, se li viene a comprare quanto vi costano? Allora, il soffritto si è fatto, ora mettiamo il macinato. Il macinato deve essere 500 g di vitello e 500 g di maiale, misto. Io ne sto facendo un chilo, poi quello che resta lo metto nei sacchetti e lo congelo per condire la pasta, poi il ragù serve sempre. Ora lo farò insaporire mettendo un po' di spezie, la curcuma. E un po' di sale. Thank you.
fatica. Signore, nel frattempo stanno arrivando commenti da tantissimi angoli del mondo, le fanno i complimenti. Aspettavano che in tante che conoscevo dicevano quando ci vediamo un altro video, quando lo fate un altro video, erano tutte ansiose di un altro video. Possiamo dire che l'attesa è stata premiata con questo video molto speciale. Allora mettiamo anche un pochino di burro. Un 25 grammi di burro. Quindi quanto burro? Un 25 grammi. C'è il segno sulla carta, 25 grammi. Nel frattempo sì. Prepariamo intanto sta bollendo qua, sta soffriggendo? Sta soffriggendo, sì. E tantissimi complimenti che stanno arrivando anche dal Canada, da Agrigento. Continuate a condividere il nuovo video. Tanta attesa, ma come dicevamo è stata premiata. Salutiamo anche chi ci sta guardando dal Brasile in questa ricetta esclusiva di Bella Sicilia con la signora Yolanda degli arancini o arancina, dipende poi. Poi dobbiamo praticamente avvolgere gli arancini e allora prepariamo 200 grammi di... No, per 300 grammi del riso basta 200 grammi di acqua, 150 grammi di farina e un cucchiaio d'olio. Ma siccome io ho preparato un chilo di riso di là già pronto, quindi a me ne occorrono il doppio, 400 grammi di acqua. Però per voi bastano 200 grammi. E poi quello che amiamo è la precisione nelle dosi, nell'illustrare così bene questa ricetta. Ed è quello che la gente apprezza di lei, oltre che il suo carattere, la sua simpatia, la sua grande bravura. Stanno salutando dalla Germania, da Verona. Allora, il riso è qua, la pentola bolle. Mettiamo il riso perché già il brodino è pronto. E ora io metto il riso e non lo dovrò toccare fino a quando non si sarà asciugata tutta l'acqua, senza toccarlo, non si dovrà girare, non si dovrà toccare perché altrimenti si attacca alla pentola, così invece non si attacca. E deve asciugare tutta l'acqua? Deve asciugare l'acqua, quando l'acqua è asciutta il riso è pronto. Abbasso un pochino la fiamma. E nel frattempo cosa facciamo? Mannaggia che non mi ricordo come si chiamano. Non ti preoccupi signora, noi diamo le indicazioni e io vado a guardare delle... ci mancherebbe. Nel frattempo noi allora aspettiamo qui l'acqua, quindi come diceva la signora Yolanda deve completamente asciugarsi e nel frattempo questo soffritto sta per cuocere. Nel frattempo salutiamo Giuseppe da Foggia, Angela della Germania, salutiamo Vincenzo da Messina, che la cosa spettacolare è che ricorda tutte le dosi a memoria. È proprio il pregio, il vanto e la grande precisione nell'illustrarvi queste video ricerche. Allora qualche secondo ancora perché siamo ancora
all'inizio di questa ricetta, continuate a seguirci fino alla fine, saranno momenti davvero speciali. Allora, è la pastella. Quindi, signora. Per fare dopo che gli arancini sono già predisposti, devono passare nella pastella e nel pangrattato. Quindi io ora preparo per la pastella. Per 300 g di riso occorre 150 g di farina doppio zero, 200 g di acqua e un cucchiaio di olio. Se la vedo un pochino di curcuma e un pochino di sale. E questa è la pastella. Io siccome là ho un chilo di riso, quindi è molto, ne faccio il doppio. Quindi ne sto facendo 400 g di acqua, 300 g di farina, 1/2 chilo e 300-800. Naturalmente, per chi si fosse messo adesso in visione, vi invitiamo a, quando finirà il video, di riguardarlo per avere tutte le indicazioni poi anche nelle fasi preliminari. Allora, io a me piace la curcuma, quindi un pochino di curcuma che le darà il colore anche giallo all'esterno. E ora l'olio, 2 cucchiai io. Voi se ne fate 300 grammi, 1 cucchiaio. Devo prendere la bottiglia, aspetta, mi metto di qua, così mettiamo l'olio, facciamolo vedere bene. Questa altra importante fase. Uno. E uno, due. Un pochino di sale, possiamo preparare la pastella. Questa è la pastella per immergere gli arancini prima di passare nel pangrattato. Ora giriamo la carne. Avevo nel congelatore la carne perché non sapevo quando lo faceva, quindi... Dobbiamo mettere la salsa su 1 chilo di macinato. Vi basta 1 litro di salsa, ma siccome io non ce l'ho al litro, ce l'ho di 3/4, ne metto 2. Salsa preparata, e abbiamo visto anche nei video precedenti come si prepara, quindi abbiamo anche tutte le indicazioni anche per quest'altra ricetta, ma continuiamo la preparazione degli arancini. Ripetiamo velocemente cosa c'è in questa pentola dove sta mettendo il... Allora, il ragù si fa con un trito di carota, sedano e cipolla, olio
e un pochino di burro. Si fa soffriggere un pochino e poi si aggiunge il macinato. Deve essere misto vitello e maiale. Io ne ho fatto un chilo, l'ho fatto soffriggere e ora metto la salsa. Questa qua, sta composizione, dovrà cuocere 4-5 ore. Ora la metto a fuoco basso fino a quando il ragù non sarà pronto. Più cuoce, più diventa buono. Naturalmente noi, per esigenze di tempi, vi faremo vedere tra poco il procedimento successivo, vero signora? Noi già ce l'abbiamo pronto. Quindi restate con noi, perché non dura molto il procedimento, ancora qualche minuto, continuate a seguirci. Abbiamo messo il riso, un litro di acqua, un dado classico e 300 grammi del riso. Quando si addensa il riso è pronto, però lo lasciamo cuocere e andiamo di là a preparare gli arancini. Allora il momento è arrivato, qui vicino al camino, in diretta. L'arancino, ho comprato l'arancinotto che su internet lo trovate, lo potete anche preparare e vengono delle forme perfette. Allora, quindi questo è quello che c'era in pentola poco fa, giusto? Quello in pentola poco fa, che praticamente io l'avevo già preparato il giorno addietro. Guardate, lo facciamo vedere, perché abbiamo semplificato i tempi naturalmente per esigenze del video in diretta. Allora, cosa stiamo facendo? Gli arancini. Sì, adesso sto tagliando a pezzettini la provoletta. Quindi si prende una... Ah, sta facendo lo spazio in modo che inserisca il macinato con la provoletta. Un attimo solo, lo facciamo vedere bene. Guardate. Questo è un oggetto, quello che utilizza, diciamo, è facilmente... Sì, è reperibile su Amazon, lo trovate. Rispetto a farlo... Costa intorno ai 16 euro. Se dico una cosa, rispetto a farlo con le mani, diciamo, semplifica un po'... È un po' più comodo, quindi. È più comodo, vengono perfette. Vediamo anche come funziona, perché non la, dobbiamo essere sinceri, non l'avevamo mai visto un oggetto del genere. Vediamo cosa uscirà. Se uscirà. Sì, siamo fiduciosi. È uscito sempre, ora deve uscire.
nel frattempo qui accanto al camino, con lei intenta questa preparazione, stiamo vivendo dei momenti davvero unici. È un grande piacere. Ne faremo tanto, infatti, ne faremo 9, quindi non c'è problema. Poi l'importante è il gusto, la cosa bella, perché la perfezione non serve in questi casi. Quando si fanno eccellenze del genere, l'importante è come vengono preparati. Ma poi un rotolo le carte da banne quanto mi faccio male. Un rotolo tutto sano. Due fogliettine. Quindi questa sarà la cena di sua mamma. La cena di mia mamma. Signora Santa, come sta la signora? Ha fatto il compleanno pochi giorni fa, quindi. Sì, sì, sì. Tanti auguri alla signora Santa per i suoi 95 anni. Allora, erano tre comare. Una, mia mamma è nata il 6 di gennaio. Un'altra comare è nata l'8 di gennaio e un'altra il 9 di gennaio ed erano delle amiche. Ora è rimasta solo lei, perché quella che è nata l'8 di gennaio ha 5 anni che è morta. Quella che è nata il 9 di gennaio, le hanno fatto il funerale oggi, perciò deve tenere duro perché è rimasta sola. Allora, tanti auguri alla signora Santa e continuiamo questa preparazione con il secondo arancino o con la seconda arancina che ne si voglia. Naturalmente vi comunichiamo che prossimamente su Onda TV Canale 85 verrà trasmesso la preparazione completa, molto scattante, un nuovo video su Onda TV Canale 85, quindi continuate a seguirci. Appena metta lì, se non il riso si asciugò l'acqua. Si asciugò l'acqua, c'è giù. Si asciugò l'acqua, vengo io. Veniamo con la ripresa. Perché l'acqua deve completamente asciugarsi e deve restare solo nel riso. Poi dobbiamo mettere lo zafferano, dobbiamo mettere il burro e dobbiamo mettere il parmigiano. Allora ancora qualche minuto, vero signora? Sì. Buoni, io ne vado matta, scrive Maria. Ciao da Montreal in Canada, salutiamo Mario. Perfetto, ho aggiustato con le mani. Ed ecco anche il terzo arancino. Preparato dalle sapienti mani della signora Yolanda. Questo è l'originale. Combattato anche con le mani. Che cosa? A posto.
Eventualmente l'ultimo lo facciamo soltanto con le mani, facciamolo, allora continuiamo così, l'ultimo arancino poi lo prepariamo tutto a mano per regalare anche il momento direttamente dalle sue mani senza nessun oggetto. Nel frattempo arrivano i commenti, bravissima. Si è staccato. Qualcosa che non funziona, il riso non era tanto. Eh? Non era tanto asciutto. Non era tanto asciutto? No. Allora facciamo una cosa, per concludere, li facciamo con le mani gli ultimi due? Sì. Facciamoli in maniera artigianale, direttamente anche con le mani, oltre che. Bravissima signora! Ed eccolo il quarto arancino, anche la velocità aumenta adesso senza. Sì. Intanto che fa questo arancino? Ripercorriamo un po' in pochi secondi cosa abbiamo fatto oggi in questo nuovo video. Iniziamo dal principio. Allora, gli ingredienti quali sono stati? Allora, innanzitutto si prepara il ragù. Il ragù ci vuole 4 ore, quindi ve lo preparate magari il giorno prima. Il ragù si fa un trito di carota, sedano e cipolla e si mette nell'olio, olio e burro e si fa soffriggere. Quando è bello soffritto si aggiunge il macinato. Deve essere metà maiale e metà vitello. Noi li facciamo meglio dell'arancinotto. E infatti, infatti, complimenti. Anche nei commenti dicono complimenti a mano, naturalmente. Bravissima signora, scrive Antonino. Eccellenze siciliane, sono proprio. È proprio vero, sono delle vere eccellenze. Una cosa, con tutto questo riso, con tutto il macinato, quanti ne verrebbero? Queste 27. Quanti? 27. Con 27. Con un chilo di riso, con 300 grammi, 9. 27. E ora è venuto il momento di metterle nella pastella e di passarle nel pan grattato. Perfetto. E così le friggiamo. E allora passiamo a quest'altra fase. Poi queste qua. Ora lo togliamo, sì, poi si continua. Certo. Sta per arrivare il momento finale di questa preparazione che abbiamo regalato a tutti gli amici di Bella Sicilia in diretta. Poca cosa. Non gli va a asciugare, che tu che non sto in giù. Guarda. Allora, il ragù bolle piano, vedete? Piano piano. Il riso ancora c'è l'acqua, ah. E ancora non è asciutto, quindi non lo dobbiamo toccare. Intanto noi prepariamo la pastella e prepariamo la mollica. E tra poco verranno fritti
gli arancini. Quindi guardate quest'ultima fase. Troppo forte la signora, scrive Anna, davvero brava in tutto quello che fa. Complimenti, scrive Lavinia. Sono Mirko, un caro saluto a lei. Complimenti, buonissimi gli arancini. La fase finale di questa preparazione, tra pochi secondi, continuate a condividere il video. Facciamo vedere, facciamo sentire il calore. Allora, può vedere qua? Sì, ci spostiamo di là. Allora. Questo da stare no, ancora gli ore. Allora, cosa farà tra pochi secondi, quindi? Allora, mettiamo la mollica. E mettiamo la pastella, un cucchiaio su ogni arancino. Ora spalmo la pastella attorno all'arancino e lo vado a mettere nella mollica. Ne faccio più di uno perché altrimenti ogni volta si deve lavare le mani. Quindi è una ricetta che a casa in quanto tempo, quindi comodamente in circa un'oretta è possibile farli oltre 300 grammi, certo, sì, in un'oretta le fa. Però sempre da dire che si devono, il riso si deve preparare la mattina per la sera. Ci stanno scrivendo la pastella, come si fa? Lo ripetiamo velocemente, questa pastella che con il quale... Allora, la pastella su per 300 g di riso si fa 150 g di farina 00, 200 g di acqua, un cucchiaio di olio, e un pochino di curcuma e un pochino di sale. Se non ce l'avete la curcuma non fa niente, è una spezia quella. Mi lavo. Aspettiamo qua, signora. Nel frattempo facciamo vedere anche nel dettaglio cosa finora abbiamo preparato. Guardate anche. E naturalmente il servizio completo prossimamente su Onda TV, canale 85. Con tutte le fasi in maniera molto scattante, veloce, con le illustrazioni, la ricetta completa in pochi minuti. Allora, il riso qua è pronto, potete venire per il riso. Arriviamo subito. Allora, quindi l'acqua si è asciugata? L'acqua si è asciugata, dobbiamo mettere, ora prendo lo zafferano.
tanto per accelerare i tempi, mettiamo l'olio nella friggitrice. Sta per arrivare il momento conclusivo per la preparazione speciale. Allora, l'olio di girasole. Che bello vederla, cara signora, scrive Sara. Che voglia, invece, scrive Fabio. Salutiamo Sandro che scrive bravissima la signora, anche Teresa lasciando dei bellissimi commenti. Tra quanto minuti? Un litro e mezzo d'olio basta. Perfetto. Tra poco vedremo gli arancini pronti. E a fine video la signora Yolanda e il marito li assaggeranno per noi, va bene? Questo improvvisato, un bel morso. Li assaggeremo tutti allora. Certo, e noi poi, una volta spente le telecamere, ci uniremo a questo bagno di gusto. Allora, l'acqua è già... L'acqua è asciutta, vedete? Non c'è più. Non c'è più. Allora, mettiamo lo zafferano. Per 300 g di riso, 3 bustine di zafferano. Date un premio alla signora, scrive Giuseppe, lo ha ricevuto, si ricorda quel bel riconoscimento? Sì, sì. Qualche certo. Giorno fa. Io vecchietto ormai sono, quindi non ho bisogno di premi, il premio della vita l'ho avuto. Sta facendo tanti regali. Ho lavorato, che non è facile, ho fatto un lavoro che a me piaceva. Allora, signora, cosa stiamo... Allora, spegniamo. Dobbiamo mettere lo zafferano. Ora dobbiamo mettere la grana, 30 grammi di burro e 50 grammi di grana. Quindi 50 grammi? 50 grammi di grana. Continuiamo la preparazione. Allora, il riso si è asciugato l'acqua. Abbiamo messo lo zafferano, 3 bustine di zafferano in tutto il riso, 30 grammi di burro e 50 grammi di grana. Ora lo sto girando e lo metterò a riposare. Avete visto? È già pronto, che non si è attaccato, anche se non l'abbiamo toccato, proprio perché non l'abbiamo toccato non si è attaccato.
andiamo a fare a passare nella mollica. Siamo tornati in diretta alle altre fasi, naturalmente nel video precedente, quindi il video precedente che abbiamo terminato pochi secondi fa, adesso la parte finale di questa preparazione. Tanti complimenti che arrivano. Quindi, cosa facciamo adesso? Allora, mettiamo la mollica. Poiché abbiamo ripreso un nuovo video, vogliamo riepilogare velocemente? Per chi si fosse messo adesso in visione in questo nuovo video, cosa abbiamo fatto noi? Ripercorriamo. Allora, abbiamo preso carota, sedano e cipolla, li abbiamo messi, li ho sminuzzati nel tritatutto, li ho messi nella pentola a soffriggere con l'olio e il burro, poi ho aggiunto il macinato metà vitello e metà maiale. Poi, quando il macinato era già soffritto, abbiamo aggiunto la salsa e lasciato cuocere. Ora quello deve cuocere 4 ore per venire un buon ragù. E questo qua è il ragù. Io per questi qua il ragù l'avevo pronto per degli altri giorni, i giorni precedenti l'ho preparato. E abbiamo messo a bollire 1 litro di acqua con un dado. Quando l'acqua ha bollito abbiamo messo 300 g di riso. Quando l'acqua si è asciugata, che si è asciugata tutta, abbiamo messo 3 bustine di zafferano, 30 g di burro e 50 g di grana. E il riso, quello è pronto, deve raffreddare per poter fare gli arancini. Che il burro si deve raffreddare. Tra poco verranno fritti e gustati dalla signora Yolanda e dal marito Giuseppe, che davanti alle nostre telecamere saranno testimoni di questa bontà. E finalmente arancini, abbiamo fatto gli arancini. Ci siamo riusciti. Ora, prossimamente i dolci di carnevale. Con grande piacere. Con durette, pignolata, chiacchiere e alla grande. E qualche volta anche, se non so se riesce, la cassata siciliana. La cassata siciliana la faremo però quando viene un'amica, un'amica che è di Rapolla, in provincia di Potenza. Lei è bravissima a fare i dolci, a fare le cassate. Allora, quindi mi aiuterà lei quando lei viene qua in ferie a giugno, faremo la cassata con lei, che è molto brava, perché io non l'ho fatta mai la cassata, però possiamo fare i tutù. Sono tutti dolci siciliani, noi facciamo la Sicilia alla grande. Sempre, la Sicilia nel cuore. Vediamo allora. Se l'olio è pronto, le friggiamo. E siamo alla parte finale del video, alla fase conclusiva di questa nuova ricetta. Il momento della frittura e poi l'assaggio ufficiale. Sì, pronto, Pronto? Sì. Prego, aspettiamo qui nel frattempo noi. Guardate, questi 6 arancini verranno tra poco. Thank you.
allora aspettiamo. Quanto minuti su per giù? 5 minuti lo so. 5 minuti? Penso che sì. Allora 5 minuti. Nel frattempo allora possiamo anche preparare questo tavolino dove vi siederete entrambi, il signor Giuseppe e la signora Yolanda, per gustare tra 4 minuti, tra meno di 4 minuti, gli arancini. Sì, ma sono caldi. Aspettiamo allora un po', aspettiamo un po', li tagliamo eventualmente e finiamo il video in diretta col assaggio, appena saranno un po' raffreddati. Naturalmente la fase preliminare di questo, di questa ricetta, di questa preparazione è nel video precedente. Vi mettiamo il link come commento. Nel link sotto al video ci sarà la fase, i primi 40 minuti di questo video in diretta, che ripercorreranno anche appunto la fase preliminare della frittura degli arancini. Non resta allora che preparare qua questo tavolino, così due sedie, tutto improvvisato. E facciamo la scampagnata. Qua, accanto al camino. Signor Giuseppe, si accomoda intanto in quella sedia nel frattempo che... A lui l'abbiamo fatto lavorare, non l'abbiamo fatto stare sul divano, cioè una gran cosa. L'abbiamo sloggiato. Signor Giuseppe, allora, nel frattempo che passano questi 2-3 minuti adesso, leggiamo qualche commento. Mi piacciono tanto, li faccio spesso quando vengono i miei figli. Salutiamo Frank e la ringraziamo per questo commento. Adesso mettiamo anche una tovaglia, qualcosa tra poco, così. Sì, ora vediamo un po'. Vediamo un po', ecco la tovaglia che arriva. La tovaglia che arriva, qua. Ah, porca. C'è l'Australia qua. Ma questa diretta viene salvata così vediamo esattamente tutta la ricetta? Assolutamente sì. Il video... E sono due i video in diretta che abbiamo realizzato. Tra 5 minuti noi completeremo questa ricetta. Siamo pronti. Sono pronti allora? Possiamo uscire. Ci possiamo uscire? Possiamo uscire. Siamo, non vediamo l'ora di immortalare il momento finale. Ecco il primo. Facciamo quella per la nonna santa. Ah, questo per sua madre, per la signora santa che stasera gusterà a cena gli arancini preparati dalla figlia. E questo è il titolo dei video di oggi. E arrivano! E questo momento speciale, facciamoli naturalmente raffreddare prima di dare un morso. Adesso si accomoderà la signora Yolanda accanto al marito. E la parte conclusiva di questo video in diretta davvero speciale. Uno dei video più speciali realizzati finora.
È durato tanto, è vero. È durato. Ma sì, ne è valsa la pena secondo per secondo. È durato tanto, certo ci vuole il tempo perché ci sono tanti passaggi da fare. Non sono semplici. Non sono come i maccheroni da mettere nella busta l'impasto e li fai. E qua ci vuole il tempo, devono raffreddare le cose. Ci vuole il tempo. Ma con un po' di pazienza il risultato, vede? Infatti, noi all'incirca in un'ora. In un'ora, vero? Sì. Ci dica una cosa, lei adesso tra poco l'assaggerà, ma già li ha assaggiati. Sì, abbiamo assaggiato. Cosa lei diciamo? Li fa spesso. Mio cugino, si chiama Edoardo, era ingegnere all'IBM in Argentina. Si è licenziato ed ha comprato un bed and breakfast a Roma. E lui dice che io sono la regina degli arancini. Ah, addirittura! Allora. Perché dice che hanno un'ottima mantecatura? Quando lui viene io qua, ne... sempre l'arancino. Io non ne capisco, ma dice che lui che ha una buona mantecatura. Quindi allora l'hanno battezzata la regina degli arancini. La regina degli arancini. Mio cugino. Suo cugino. E sicuramente... lo sarà, perché i commenti, noi non vogliamo anticiparli i commenti perché siamo sicuri che lei, appena finiremo, gli darà un'occhiata ai complimenti infiniti che in questa ora sono arrivati a lei. Aspettavano sto video da tanto tempo, sì, un momento. Tutti che quando mi incontravano per strada, quando il prossimo? L'attesa è stata premiata al massimo. Un mesetto è passato dalla Spruvia al del più. Sì, da quella ricetta sì, per sì. Santa Lucia. È fatta il 10 di dicembre, siamo al 20 e passa. 22. Un mesetto. Tra quanto si raffreddano? Pochi secondi? Sì. Aspettiamo ancora qualche secondo. Perché vogliamo vedere anche l'interno. Tra pochi secondi, dopo aver dato il morso, vediamo anche... l'interno. Non ci va ancora sopra. Ma se due stai utilizzando. Ci sono i due sopra, ecco, per tua suocera. Ecco l'interno. Vediamolo. Che spettacolo! Allora, il primo morso tra poco. Intanto scende quei due, vero? Certo. Guardate, tra poco cosa gusteranno. Vedete, gustare questi arancini accanto al camino, in una giornata invernale, è un... bello. Cosa bello. Si prova? Bello, oh, il camino si sta bene, è un calore naturale questo, non è come il termosifone, questo è un camino... Il camino è un amico, perché tu lo vedi, parla con noi, la fiammella che si muove. È proprio vero, dà calore, in tutti i sensi, non soltanto nel senso della temperatura. Allora, vediamo un morso, forse ci siamo? Vediamo. Ci siamo. Come? Buono. Il signore Giuseppe Rocco gusterà dedicando questo morso. A chi dedichiamo questo morso? A mia moglie. Una moglie speciale, la regina sì. Dell'arancino. Buonissime sono. Mangiatelo uno pure voi. E noi adesso ci uniamo naturalmente. Se li preparo, ve li portate? No, gustiamo questi qua. Noi non resta che salutare tutte le persone, ringraziarle per i tanti commenti. Cosa diciamo a tutte le persone che hanno lasciato tanti commenti, hanno condiviso? Come li salutiamo? Sentite, perdete un pochino di tempo, ma vengono buonissime. Sentite, e poi il risultato è assicurato. Se voi non toccate il riso mentre che lui cuoce e lo lasciate asciugare, il riso poi vi darà la sua soddisfazione.
Mettete al centro quello che volete mettere, se non volete mettere il ragù potete mettere anche i funghi, se non volete mettere i funghi potete mettere anche prosciutto e mozzarella, ci sono tante alternative, però il riso è quello, il procedimento lo dovete seguire alla lettera per come ve l'ho detto. Lo faranno senza dubbio, un caro saluto a tutti, salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia al prossimo video. Sulla pagina Facebook di Bella Sicilia, grazie a tutti!